Ogni anno è la stessa, insomma, c'è la stessa preoccupazione, perché come vengono le prime piogge il pensiero viene sempre, insomma, dopo tutto quello che è successo, un ripetersi di quegli eventi, penso sia un dramma per ognuno, per ogni persona, insomma. I danni ci sono stati, abbiamo avuto perdite economiche importanti e ci auguriamo di non riviverle, tutto qua, speriamo. Ho avuto tutto allagato, tutto da rifare e non si può stare così. Alle porte della stagione invernale sale la preoccupazione tra i residenti delle sponde del torrente Pontone al confine tra i comuni di Formia e Gaeta. Si incomincia a guardare con sospetto e giornalmente alle previsioni meteo, occhi puntati al cielo perché il ricordo di quei terribili momenti è sempre molto vivo. Io non nascondo che guardo ormai ogni giorno guardo il meteo, sapendo che questa settimana si stanno già avvicinando delle piogge o comunque una perturbazione piuttosto pericolosa, ho cominciato a togliere tutto quello che ho al piano terra di casa e lo sto portando in un luogo sicuro, perché so purtroppo che probabilmente saremo di nuovo quest'anno investiti da questo disastro. Solo piovere due gocce ci mette in tensione, ci mette nell'agitazione più totale. Il discorso è che è trascorso quasi un anno e continuo a vedere solo chiacchiere, come funziona così purtroppo. Invece di togliere i detriti hanno aumentato con la cementificazione il letto dell'alveo e naturalmente diciamo così, gli argini si sono abbassati di molto e basta un po' di pioggia oppure le famose bombe d'acqua che vanno in voga adesso e stiamo punto e da capo. Si sono incontrati sabato mattina alla foce del torrente per fare il punto sulla situazione ed è stato stilato un documento per sollecitare le autorità competenti a porre in essere tutte quelle attività volte ad attutire il rischio di esondazioni del torrente. Cioè quello di ottenere dal commissario prefettizio del comune di Itri, sebbene sia un atto soltanto in parte attinente all'ordinaria amministrazione, per noi comunque lo è, di licenziare con i poteri della Giunta il provvedimento che riguarda l'approvazione dei lavori di 600.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente, dell'alveo e dei suoi argini. Questo è un risultato assolutamente positivo rispetto al quale noi siamo convinti di aver contribuito fattivamente con la nostra opera per l'appunto di stimolo. L'imminente arrivo della stagione piovosa potrebbe produrre conseguenze negative, come è accaduto negli anni scorsi. Per questo è stata approntata una diffida che stimola ad agire con rapidità. Chiediamo che quanto prima venga messo in sicurezza il torrente Pontone, che venga almeno effettuata una sommaria pulizia di tutto il pietrame che in questo momento ostruisce l'alveo del fiume e di fatto non consente il regolare deflusso delle acque a valle. Di fatto abbiamo effettuato un sopralluogo lungo il torrente e ci sono diversi punti dove c'è tanto di quel pietrame all'interno del fiume che praticamente gli argini non sono completamente coperti, non esistono più. Quindi è normale che nel momento in cui arriva una pioggia un poco più abbondante e qui a valle l'acqua non riesce a defluire, nel momento in cui gonfia, lì non essendoci più l'argine, esce e percorre poi il sentiero delle campagne e delle abitazioni lungo il suo tratto. In questo terreno sono stati accatastati numerosi rifiuti, tra i quali vediamo una roulotte e un gommone. Cosa è successo? Il 6 dicembre scorso, in corso di esondazione, questi due mezzi sono stati sollevati dalla forza dell'acqua e si sono andati a posizionare sotto le campate della foce, ostruendo ulteriormente il deflusso dell'acqua, per cui a monte si è verificato il fatto che si è alzato ulteriormente il livello, creando ancora più danni. Allora, sabato scorso ho chiamato la polizia locale di Formia, sono intervenuti, hanno preso visione del tutto, redatto una relazione e ci hanno promesso che sarebbero intervenuti intimando alla persona, al proprietario del terreno, di rimuovere questi rifiuti. Ad oggi questo non è successo.